ho aperto, cominciamo. Ecco il gioco dell'oca. Questo è il gioco dell'oca di epoca repubblicana francese, della rivoluzione francese, che poi è stata messa in atto, diciamo ufficializzata, all'inizio del 1900 con appunto l'attuale gioco del barone, gioco dell'oca cosiddetta del barone. Eccolo qua. Le regole del giuoco, anche qua giuoco, con la U. Il giuoco dell'oca. Come mariuolo, come fa giuoco? Il giuoco dell'oca che come persevera e continua a perpetrarsi negli anni, del quale io ho iniziato questo gioco, questo giuoco, mio malgrado, nel 1977, quando appena diplomato ho deciso di aprire un'attività e ho fatto regolare domanda presso le istituzioni, e quindi questa è la l'autorizzazione amministrativa, e ci ho fatto un quadro che ho ottenuto dopo ben 12 anni. È un quadro surrealista in ogni caso, sì, è sì, surrealista. Certo, certo, è surrealista. E quindi dopo 12 anni, ho ottenuto l'autorizzazione a lavorare. E vabbè, qual è il problema? Poi successivamente io nell'attesa dico faccio qualche altra cosa, ho zingarato per il mondo, ho fatto teatro, devi stringere allora dopo una pausa di lavoro con lo spettacolo, quindi in giro per il mondo, ho deciso ecco preso era un attimo. Se non mi nel 97 decido di riprendere un'attività sempre sui generis di installazione impianti e di edilizia, essendo geometra abilitato, faccio di nuovo domanda e ancora aspetta, non è partito. Ok, vai. Gioco dell'oca e quindi altra persecuzione amministrativa, 5 anni di causa ovviamente vinta, in quanto mi si chiedevano circa 27 milioni di lire di contributi per un errore ovviamente di impiegatizio. Allora qui io mi domando una cosa, no? L'articolo, e lo domandi ai nostri amici. Lo domando certo al pubblico che ci ascolta e mi chiedo, ma l'articolo 4, allora l'Italia intanto è l'articolo 1 della Costituzione, dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. L'articolo 4 prevede che lo Stato agevoli questo diritto al lavoro e anzi il cittadino non solo ha il diritto ma ha il dovere di svolgere un'attività che porti il benessere della collettività. Allora, questo è un problema che si pone a livello costituzionale, perché ancora oggi io trovo questo gioco dell'oca che si è trasformato in forma digitale, perché adesso tutte le procedure dovrebbero essere fatte in via informatica, quindi dovrebbero essere agevolate, e invece continua la storia con la richiesta del DURC di un'azienda che io mi trovo a dirigere e a fare il responsabile tecnico. Allora a questo punto io credo che bisogna fare una denuncia a livello circostanziata a livello di Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché qui si ledono proprio i principi basilari della Costituzione, perché io posso pensare, qui mi si dice che devo rivolgermi a dei privati, a un commercialista privato. Allora qui io devo pensare due cose: o le istituzioni pubbliche non hanno personale adeguato e preparato, oppure che ci sia una sorta di comparaggio col privato, perché non posso pensare altro. Quindi
questa è una cosa che io vorrei chiarire potrebbe essere l'oggetto di una denuncia o di una interrogazione parlamentare. Faremo, che io ho proposto a questi amici, visto che qui si va avanti con le denunce, altrimenti se si sta zitti si accettano queste condizioni. E un'altra cosa, adesso riprendendo il discorso del gioco dell'oca, mio padre diceva sempre che voleva fondare il partito dell'oca, perché oggi si parla di onestà, ma non basta l'onestà, bisogna avere l'onestà, la capacità ed essere attivi. Allora mio padre diceva sempre: voglio fondare il partito dell'oca, onesti, capaci e attivi. Dobbiamo trovare persone oneste, capaci e attive che vadano a sostituire il governo attuale, che è assolutamente non all'altezza e disonesti, incapaci e inattivi. Ecco, sono il contrario, sono esattamente il contrario. E quindi dobbiamo sostituirli, ma non solo i governanti e i politici, perché non ci possiamo fermare ai politici. C'è un apparato istituzionale come quello della previdenza sociale, per esempio, che non è adeguato. Ovviamente lì o non sono preparati gli impiegati o non sono preparati i dirigenti. Occorre un reset, bisogna cambiare. O sono corrotti o sono menefreghisti, perché vivono di lauti stipendi, soprattutto loro che sono nella previdenza. I dirigenti prendono laute pensioni a scapito di pensionati, invece artigiani, commercianti che hanno lavorato 40 anni, hanno versato contributi e adesso si trovano con la legge Fornero ancora a dover lavorare e a dare il sangue. A me hanno fatto di peggio, mi hanno fatto sparire quasi 200.000 euro. Ecco, io mi trovo dopo 35 anni di contributi versati. Una volta mi hanno truffato due volte, una volta con l'Empals perché è stato accorpato con l'Impedap, perché il governo non versava i contributi ai dirigenti pubblici, allora è stato fatto questo accorpamento per compensare questa mancanza di liquidità nell'Impedap. Quindi cioè, che facciamo? Unifichiamo l'Empals con l'Impedap. Dopodiché, seconda truffa, la Fornero, che ha allungato ancora la pensione. Quindi alla luce di questo io mi domando se questo è un modo di ma guarda che la risposta ce la diamo subito, la risposta è no. Quindi, lo sappiamo bene, il problema è come liberarci di queste sanzioni. Io la chiudo qui e adesso con questi amici vediamo di intraprendere qualche l'unica cosa azione. Che mi ha detto è che se mai e quando, e spero presto, andremo al potere noi, la prima cosa che faremo, oltre a tante altre in contemporanea, è quella di costringere alle dimissioni ed esautorare completamente tutti i direttori generali dello Stato, tutti, nessuno escluso, perché sono loro il cancro dell'incapacità di gestione dello Stato. La prima cosa da fare, la vera rivoluzione è quella. Poi io mi propongo sempre con una taglierina di tagliare le mani a quelli che firmano questi diktat, capito? Sempre so long. Laudetur Priapus. Grazie. No, ci mancherebbe, grazie lo stesso.